Fine gara, giustamente con la lacrima che scende, perché per voi è l'ultima partita, quindi, però devo farvi i complimenti per la tenacia, per la voglia di giocare, perché oggi era proprio voglia di giocare che avete dimostrato in campo, anche se ovviamente il campionato è andato, ma già parecchio tempo fa. Sì, purtroppo quest'anno è finita con noi, con questo amaro in bocca, perché siamo retrocesse un'altra volta. Si chiude sempre un ciclo quando si fa l'ultima partita. E la cosa importante che io vorrei dire della mia squadra è che noi abbiamo avuto molte vicissitudini nel campionato che ci hanno un po' penalizzato, perché la squadra, nella testa della nostra società, mia e di tutti, era un'altra sicuramente, ma quello che le deve restare alle ragazze giovani che ho avuto quest'anno è che io sempre ho voluto spingere a che loro arrivino al loro limite, e questo non è facile con questo tempo, con queste cose che stanno succedendo nel mondo, con questo Covid che non ci lascia, con una stagione difficile, con infortuni e con tante cose. Io come allenatrice voglio spingere e fare in modo che qualsiasi persona che passa tra le mie mani arrivi al limite e che capisca che quel limite può essere superato. E tante volte si trovano battibecchi, discussioni, perché sempre le giovani, noi facciamo parte della loro crescita, ma la cosa importante è che questo che ho visto oggi era quello che io volevo vedere in tutte le partite, al di là del risultato. Volevo vedere quella voglia, quell'impegno, quella intensità, soprattutto mentale, il parlare con le mie giocatrici, vederle vive con gli occhi e negli occhi. E quindi questa è la cosa che loro si devono portare, al di là delle esperienze che hanno fatto tutti in campo quest'anno. Certo. Io ovviamente non faccio domande sul futuro, che mi sembra presto, però comunque mi riprometto di chiamarti al telefono per sapere un po' il tuo programma. La società ovviamente è nelle mani salde e solide di Paolo Pellegrini, che è il suo presidente, la sua guida, e quindi sono sicuro che saprà trovare la strada per uscire fuori il prima possibile. Tutti quanti dobbiamo resettare sempre alla fine dell'anno. Sicuramente ci sederemo a parlare con Paolo, non sappiamo ancora che cosa sarà del mio futuro, del futuro della Virtus. È prestissimo. Ma la cosa importante è che la Virtus siga andando, continua in questo basket nazionale italiano, e io mi auguro di stare in un campo di pallacanestro. Certo, ma quello te l'auguriamo e siamo sicuri che ci starai. Ringrazio molto a voi, perché seguendo anche Basketiamo è stata una cosa molto bella e una idea vostra, che amate tanto così la pallacanestro, che siete riusciti a portare avanti durante un anno anche per voi difficile, che non era molto facile andare di un lado all'altro. E io veramente vi admiro. Sapendolo il venerdì, dopo i test. Veramente quanta fatica si fa durante un anno così. Io vi faccio i complimenti e vi aspettiamo sempre in Basketiamo. Ci siamo. Questa è la 36ª diretta. Sì, siete stati bravissimi.